Carissimi concittadini, buonasera, illustri spettatori, buonasera anche a voi. Siamo di nuovo per un ulteriore notiziario, ma prima di tutto diamo la voce alla sigla. Riprendiamo la linea e ovviamente torniamo a parlare del problema del giorno, l'epidemia, il coronavirus e quant'altro. E devo dirvi, stando agli ultimi dati, alle ore 12 di oggi, la situazione è abbastanza sotto controllo nella nostra città. Tuttavia, in questi giorni ci sono stati due nuovi contagi, mentre due sono usciti guariti, per cui il numero è rimasto fermo alle 25 unità contagiate in quarantena a casa propria. Queste persone comunque non mostrano una grande gravità, infatti non hanno necessità né di ricovero ospedaliero e molto meno dell'assistenza delle macchine, sia per la respirazione sia per quant'altro. Altra notizia, questa è un pochino più positiva, ma comunque non giustifica il rimanere in allerta. Si tratta delle persone che sono in quarantena, ne avevamo 55, ne sono uscite 5 in questi giorni e quindi attualmente ve ne sono ancora 50. Non è un dato da sottovalutare. E finiranno l'isolamento nei prossimi giorni, quindi dobbiamo ancora stare in allerta. L'epidemia non è ancora vinta, per cui rimane l'imperativo: rimaniamo a casa il più possibile, con l'altro nuovo imperativo di usare le mascherine quando si esce, evitare il formarsi di gruppetti di persone quando si va a fare la spesa, rispettare le distanze di sicurezza interpersonale anche all'interno nei negozi oltre che all'esterno sui piazzali. A proposito, va ricordato che in macchina il passeggero familiare può stare seduto anche sul sedile anteriore accanto a chi guida, solo però se sono coniugi. Tutti gli altri passeggeri, anche uno, devono rimanere sul sedile posteriore. Questo non solo per opportunità, ma anche in osservanza delle norme che sono ancora in vigore. Ricordo a tutti, le norme restrittive sono ancora in vigore, non è stata abolita nessuna. Io rimango molto perplesso, oggi per motivi di giornalismo sono uscito così un pochino curiosando, ho visto un grande traffico, specialmente sulla Cassia. Capisco che è un'arteria di grande scorrimento, capisco che è un'arteria di grande collegamento fra tutti i paesi lagunari, il bacino, l'Alto Lazio, la provincia, Roma e quant'altro. Comunque però rimane il fatto che c'è tanta gente che si muove sbagliato. Ve lo dicevo l'altra volta, certi motivi non sono sufficienti per giustificare l'uscita. Comunque faccio ancora un accorato appello. Rimaniamo, teniamo duro questi altri 10 giorni, che poi a giugno andremo tutti al mare, ma adesso è il momento ancora di rimanere in casa, sempre e comunque. Abbiate pazienza, ma questo è un ritornello, è una medicina, è una cura che dobbiamo mettere in atto perché fino adesso ha funzionato. In questo contesto va rilevato sotto il profilo statistico che nella nostra città si sta verificando un fenomeno molto strano, con un cadenzamento di 2-3 giorni, con 0 infetti, poi un giorno di 9 infetti, poi ancora 0 infetti. Qui qualcosa di strano c'è, la storia non funziona. E questa realtà è stata messa sotto attenta osservazione, sia sotto il profilo logistico, perché capire le cause di questo fenomeno. Detto tutto questo, che comunque ci dà una certa rassicurazione che le cose a Montefiascone non sono poi così gravi, bisogna avere però un po' di buonsenso, che non guasta mai. Abbiamo il problema della disinfestazione.
In questi giorni il piano di disinfestazione e sanificazione del territorio sta andando avanti in modo continuo e molto positivamente. L'assessore Arramo si sta impegnando tutte le notti con la volontaria collaborazione di alcuni membri della Coldiretti che hanno messo a disposizione i propri nebulizzatori, sempre sotto la scorta della Protezione Civile e aggirandosi in tutti i centri abitati in un'opera di approfondita disinfestazione e sanificazione di tutto l'ambiente. A proposito di ambiente, sanificazione e quant'altro, e a proposito del sacrificio di stare a casa, il proposito di andare al mare per giugno, speriamo. Comunque, la Regione Lazio autorizza interventi di sanificazione in stabilimenti balneari e campeggi. Quindi qualcuno si sta muovendo in tal senso. Praticamente sta operando nelle fasi preparatorie. E il testo recita testualmente: emanata dalla Regione Lazio un'ordinanza che consente esclusivamente al personale impegnato in attività di manutenzione, vigilanza, pulizia e sanificazione di accedere alle concessioni con finalità turistico-ricreative su demanio marittimo e lacuale. Ovviamente spiega ancora l'ordinanza, ossia stabilimenti balneari marittimi e lacustri e chioschi di spiagge liberi con servizi e alle strutture ricettive all'aria aperta, campeggi, aree in concessione e pertinenze comprese. Tuttavia in questa fase stabilimenti, chioschi, campeggi, spiagge, lacunarie e marittime, luoghi di relax restano comunque chiusi, soltanto gli addetti alla manutenzione vi possono operare nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti, che comunque rimangono: mascherina, guanti, distanza. Cominciamo a far proprio questo trinomio che ce lo dovremo portare avanti ancora per molto tempo. Detto tutto questo, che è un argomento scottante perché è l'epidemia che ci assilla e tutto sommato ci crea timore e paura, passiamo all'argomento un po' diverso, di ordine più politico. Domani c'è il Consiglio Comunale a Montefiascone. A tale proposito dell'attività amministrativa corrente, appunto domani sabato 18 corrente mese alle ore 9 nell'aula consiliare si terrà il Consiglio Comunale ordinario, aperto al pubblico ma con tutte le precauzioni in ottemperanza alle norme vigenti. Tutti i presenti quindi dovranno obbligatoriamente essere munita di mascherine, di guanti, e tutti dovranno rispettare ed osservare tassativamente le distanze di sicurezza, compreso anche il sindaco, la giunta e gli assessori e il poco pubblico che potrà essere presente o riuscire ad essere presente all'interno della sala consiliare. I problemi all'ordine del giorno? Ma sì, vediamone qualcuno, almeno quelli più importanti. Approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022. Approvazione della variazione del bilancio dello stesso triennio dovuto o causa emergenza Covid-19. Approvazione modifiche di integrazione al regolamento Tari. Approvazione del programma triennale delle opere pubbliche, questo è un punto molto importante, vedremo cosa ne uscirà fuori. Approvazione del nuovo regolamento per le entrate tributarie, e questo tocca le nostre tasche, speriamo che esca fuori qualcosa di buono. Poi abbiamo il regolamento della pulizia locale, l'adozione del regolamento edilizio comunale quale adeguamento allo schema di rete e relativi allegati, e questo fa ben sperare perché è uno strumento che aprirà la possibilità di aprire i prossimi cantieri per l'edilizia,
E voi sapete che l'edilizia è un po' il cuore portante di ogni comunità, perché con essa, intorno ad essa, gira un forte indotto di altre attività. Quindi avremo l'annullamento di autotutela della deliberazione del Consiglio Comunale numero 41 del 4/6/2019 ed approvazione del nuovo PUA per la realizzazione dei due tunnel ad uso avicolo in località Paternocchio. Poi un argomento di ordine naturalistico, ci sarà l'adesione al Comitato per la Geotermia. Sapete che su questo argomento è stato fatto un grandissimo chiasso, scalpori, favorevoli, contrari, è giusto, non è giusto, è positivo, è negativo. Quindi il Comune aderisce a questo. Poi c'è la definizione del decreto espropriativo in area località Fontanelle, e questo riguarda la zona dell'impiantistica sportiva generale, dove è l'attuale stadio, dove è il campo Marco Brigliozzi, dove dovranno sorgere i due campi da tennis al coperto. E poi ci sarà anche l'adesione a questa associazione Montefiascone Comune Amico delle Api. È una questione di ordine naturalistica, ma comunque sempre opportuna. E ora passiamo a una notizia che ci rallegra in un certo qual modo. È una notizia che cerca di porre un piccolo respiro alla nostra città. Domani, sabato 18 aprile, udite, riapre il piccolo mercato di frutta e verdura, appunto quello del sabato, che si tiene su Piazzale Mauri. E i venditori sono i nostri ortolani che coltivano i prodotti nella Valle Perlata, quindi sono prodotti genuini che vengono, detto più volgarmente, dalla Valle del Lago, che era il piccolo tesoro agroeconomico della città di Montefiascone. Quindi ci saranno tre banchi, tanto per iniziare, e saranno posizionati molto distanti l'uno dall'altro per rispettare le norme di sicurezza e per far sì che anche chi va a fare la spesa rispetti le stesse norme. Quindi ci sarà uno in fondo al piazzale, uno al centro e uno all'inizio. Con questa ordinanza il sindaco Paolini, dimostrando sensibilità al problema sia da parte degli utenti che da parte degli ortolani produttori, vuole dare un segno di ripresa delle attività anche nella nostra città, ricordando a tutti che vanno comunque rispettate le norme in vigore: mascherina, guanti, distanza di sicurezza. E onestamente io credo che sia un bel gesto che ha fatto l'amministrazione, perché se voi vi mettete nelle panni degli ortolani, l'insalata cresce spiga, se non la vendono nel momento giusto è tutto uno spreco del loro lavoro e dell'investimento che hanno fatto per produrre. Quindi credo che aprire questo piccolo mercato, dare questo respiro anche agli ortolani da parte dell'amministrazione, è stata una cosa ben fatta e sicuramente da apprezzare. Torniamo poi alla nostra protezione civile. Non direte che vi siete stancati, perché la protezione civile a Montefiascone sta facendo un lavoro encomiabile. Se non ci fosse stata sarebbe stato un disastro. E questa volta non solo è impegnata nel portare i pacchi viveri, nell'incendio, nei problemi idrici, gli si stanno aprendo i campi uno al giorno. Quello che tiriamo in ballo è il problema della cultura, della scuola. Già nell'altro notiziario vi dicevo che sono stati impegnati a portare dei computer ai ragazzi dalla scuola alla loro casa perché loro potessero seguire le lezioni. Ebbene, oggi, in questi giorni, mi pare ieri, hanno fatto un altro intervento a livello intercomunale. La nostra protezione civile è dovuta intervenire in aiuto di uno studente domiciliato fuori del comune di Montefiascone, che però frequenta il nostro istituto Dalla Chiesa, che è uno dei più grandi istituti scolastici della città. Nella mattinata appunto di ieri alcuni volontari
hanno dovuto portare un computer dall'istituto Carlo Alberto dalla Chiesa di Montefiascone allo studente presso il suo domicilio a Sant'Angelo, che è una piccola frazione del comune di Viterbo che si trova verso la Rocca, cioè da quelle verso la Teverina. E questo dobbiamo dire che la Protezione Civile non si è tirata indietro, ha fatto anche questo salto di qualità rendendosi disponibile anche per questi interventi che, tutto sommato e considerando un po' tutto, non è che siano da poco. Il ragazzo ha ringraziato, è stato molto contento e gli si leggeva sugli occhi e sul volto. Quando ha visto quel computer ha detto: finalmente sono ritornato a dialogare con i miei compagni, con la mia scuola, con i miei professori. Non posso solo che dirvi grazie. Poi un'altra notizia che ci fa sicuramente piacere riguarda il consiglio provinciale di questa mattina, che si è tenuto alle ore 9 presso la sede della provincia, e in questa seduta sono state date le deleghe. Come sapete, Montefiascone è presente all'interno del consiglio con due consiglieri: il dottor Sandro Leonardi, capogruppo di maggioranza nel consiglio comunale della nostra città, ed il consigliere della Lega nella nostra città, nonché consigliere della provincia, Augusto Bracoloni. Bene, al Bracoloni è andata la delega all'edilizia scolastica, unico incarico dato al rappresentante della nostra città. Un incarico molto importante per quello che ci aspetta, perché l'edilizia scolastica dovrà essere riveduta in tutta la sua logistica, in tutto il suo insieme. E quindi noi facciamo il nostro più sentito e sincero augurio al Bracoloni come titolare e anche a Leonardi, affinché lavorino insieme in sinergia per il raggiungimento dei migliori risultati possibili in campo provinciale e, perché no, anche in campo locale nella nostra città. Infine, una notizia un po' prematura, ma comunque è bene saperlo, questo rientra ancora nel problema della sanificazione, della disinfezione e quant'altro. Come vi dicevo, tutto il territorio è stato passato per ben 3 volte con i disinfettanti, quant'altro è stato fatto di tutto e di più. Adesso, in questi giorni, si è pensato a qualcosa di nuovo, e in questo contesto l'assessore al commercio Paolo Manzi, in piena sinergia con l'ASVOM e su consiglio di qualche cittadino esperto in materia, sta pensando alla messa a punto di un piano per la sanificazione e disinfestazione anche dei locali di pubblico interesse, come chiese, ristoranti, B&B, agriturismi, campeggi e similari. Comunque, su questa iniziativa vi daremo, o cercheremo di essere più precisi nei nostri prossimi notiziari. Comunque questa è una grande iniziativa che va presa con entusiasmo, perché voi sapete che le nostre chiese sono state chiuse ormai da 2 mesi, gli agriturismi altrettanto, i B&B altrettanto, altri campeggi altrettanto, e quindi fare una disinfestazione e una sanificazione di questi locali sicuramente è positiva, perché noi andiamo incontro all'estate, andiamo incontro a ricreare il turismo nella nostra città. E se chi viene dall'esterno sa che trova queste strutture ricettive al top del loro essere, sicuramente ci viene più volentieri e sa che viene in un ambiente sano, e questo rientra proprio nella sanità del nostro ambiente. Noi abbiamo tanta sanità che viene dalla natura, ogni vento che tira a Montefiascone lo si sente, la bellezza della Valle Perlata, del lago, la valle verso Viterbo, verso est abbiamo un panorama che vediamo il Terminillo, la Maielletta, verso nord vediamo la mia, abbiamo un panorama bellissimo, una natura che è invidiabile. E allora, in questo guscio di bellezze naturali, giustamente l'assessore, su consiglio di un esperto in materia,
ha ritenuto opportuno di provvedere anche ad andare incontro a questi operatori che forse non tutti sono all'altezza o non tutti hanno gli strumenti tecnologici idonei a fare questo tipo di servizio. E allora l'assessore ha messo in campo questo argomento e questo provvedimento. Ci sta pensando adesso, ma io credo che, vista la sua attività, vista la collaborazione dell'ASVAM, della quale lui si avvale, che ormai è un pilastro della vita cittadina in tutti i settori, credo che ci riuscirà. Quindi noi ci auguriamo che nel prossimo notiziario vi possiamo dire di più, di meglio, sia in logistica operativa sia in fattibilità della cosa, magari con un calendario. Lo vedremo nella prossima volta. Carissimi cittadini ascoltatori, vi ringrazio che anche oggi avete posto i vostri orecchi alle mie parole. Spero di non avervi annoiato e con tutto cuore da Scatto Matto TV per Montefiascone, un contadino che vaga per la città, Brigliozzi vi saluta. Viva Montefiascone, città del vino buono, con le stesse. Viva Montefiascone, città del vino buono, con le stesse. La vita può cambiare.